te e a tutti i ciurmi e benvenuti nel giochino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. E oggi ho delle occhiaie incredibili proprio in tono con l'atmosfera horror di questo videogame. Allora ragazzi, senza cincischiare troppo, ci siamo ritrovati qui dove avevamo appunto salvato la partita. E direi, ah mizzica, c'ho quasi 14.200 punti mocciolo, direi di usarli. Direi a questo punto ragazzi di potenziare la durata massima dello scatto. Mi sembra la cosa più sensata da fare. E dopo aver eseguito questo potenziamento, direi pure che possiamo tranquillamente andarcene. Tizia ragione, non t'ho vista, ma ti voglio bene, non te lo dimenticare mai. Perfetto. Eccoci qua di ritorno ragazzi. Non so minimamente cosa aspettarmi quest'oggi. Ovviamente qualcuno di voi, giusto per incoraggiarmi un pochettino l'ultima volta, sotto l'ultimo video mi ha commentato scrivendomi: il peggio deve ancora arrivare, giocherina, stai pronta. Ammazza che cosa schifosa e rivoltante, pulsa come se fosse viva. Non è che ci tengo poi così tanto sinceramente a toccare quella porcheria. Ragazzi, comunque l'atmosfera è diventata veramente molto molto strana. Non gli posso dar fuoco, vero? Sembrerebbe di no. E allora dove mizzica devo andare? Qua ragazzi non posso fare niente. Non è che gli devo sparare, no? Io mo ci provo a sprecare un colpo. Magari sicuramente lo spreco. No ragazzi, allora niente da fare. Perché non te vasa la merda? Mi ha fatto prendere un colpo. Va a cagare. Ah, ecco, ho finito i colpi, giustamente. Ah! Stai fermo così. Bravissimo, muori. Muori. Perfetto. Non mi piace per niente tutto questo, ragazzi. Tutto questo posto è troppo strano. E mi stanno dando altri colpi per fucile di precisione, quindi qualcosa vorrà dire, ragazzi. I ratti? I ratti? Ah! Il Kraken! È qui fra noi! Cos'era che aveva quel tentacolo pazzesco, ragazzi? Non è che mi incoraggia molto ad andare avanti, sinceramente. E là? C'è qualcuno lì? Chi c'è qui? Mi ha salvato la partita? Mi dovrebbe far essere contenta la cosa. Mica poi tanto, sinceramente. Allora direi di prendere questo poco di mocciolo. Ecco fatto. E dopodiché prendere il fiammifero, perché me ne hanno dato soltanto uno. E continuare ad andare avanti. Ricarichiamo un attimo, ragazzi, il fucile di precisione qua, perché che c'è? Porca la miseriaccia! Oh, salve buon uomo, venga, venga! Cioè, ma ha ferito pure a me, ma che seriamente? E mo come faccio? Venga, signore! Venghino, signori, venghino da questa parte! Ecco, ma no, pure io sono scema. Mi devo allontanare. Ma non è morto? Ma ah, ok, ok, è morto. Quanta bella gente, ammazza come siete belli, oh. E vabbè però, cioè, mi dovete ferire pure a me, mi pare giusto. Cioè, fra un po' ci rilascio le penne, ragazzi. Cioè, non so se vi rendete conto della situazione assurda, perché qua continua ad arrivare gente. Ah! Cioè, aspetta un secondo, come dovrei fare, ma sinceramente. Stare più attento. Sì, infatti, hai ragione, Seb. Come posso darti torto, Seb? E qui c'è una statuetta, Seb. E ovviamente quel cavolo, insomma. Va bene, vorrà dire che farò un po' più di attenzione. Qua c'è diverso mocciolo, c'è una bomba a mano che prenderò molto volentieri. E dopodiché darò un'occhiata qua. Però effettivamente direi che sarà il caso di fare più attenzione. A bombe, trappole e tutto il resto appreso. Meglio non dire niente, ragazzi. Meglio non dire niente. Ah! E vabbè, ma scusa, è in mezzo all'acqua, non lo vedo.
Madonna, che palle. Già sta zona sta cominciando, ragazzi, a togliermi la vita, ma in tutti i sensi, eh. In tutti i maledettissimi sensi. Allora, qua un vicolo cieco. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua idem. E possiamo andare di qua. Direi di fare attenzione, ragazzi, perché potrebbero esserci trappole in ogni dove. Dagli fuoco. Brucia. Ok. E di qua dovrebbe esserci la statua. Però c'è anche una bomba, per cui giocherina. Usa al meglio i tuoi riflessi, stavo per dire. Dobbiamo usare un'altra siringa. Porca la miseria, ladra. Vabbè, ok, sì. Prendi questo, spacchiamo questa. Ecco qua. E possiamo spaccare anche le altre casse. A quanto pare no. Non ce l'hanno manco questa soddisfazione. Va bene, allora io me ne vado. Io vi saluto, ragazzi. È stato un piacere conoscervi e farvi prendere la scossa. Tipo 3000 volts. Allora, questo luogo non mi ispira a niente, ragazzi, di fiducia. Ma proprio, sapete che vuol dire niente, di niente? Mocciolo e una bomba a mano. Ci stanno da troppe bombe a mano, ragazzi. La cosa puzza altamente di merda. Prendi i due fiammiferi e possiamo spegnere. Abbiamo preso un fusibile. Fusibile ad alto voltaggio proveniente da una scatola elettrica. Intanto e funziona ancora, perfetto. Abbiamo staccato la corrente qua, perlomeno. Per cui la bottiglia direi che la lascio là. Invece l'ingranaggino e il moccioleo me lo prendo. E giriamo questa valvola. Non so perché qualcosa mi dice che forse non lo impedirà. Ok, sembrerebbe di no. Oh mio Dio, ah ok, ha svuotato l'acqua da qua per farla andare di là. Vabbè, è un modo per procedere, ovviamente. Anche se vi ripeto che a me sto posto non mi ispira fiducia, ma proprio per niente. Guardate, perché il tentacolone del Kraken di prima è stato abbastanza inquietante. Ecco, poi circondate da questo pus viscido e pulsante. Proprio, guardate, fa venire voglia di vivere. Arrampichiamoci, Seb. Andiamo di sopra a Seb. Qua c'è un nemico, Seb. Dobbiamo fare attenzione a Seb. Ah, eccolo là, giustamente. Pensavo di darti fuoco, ma non posso. Ah! No. Ah! E va bene! Prenditelo! Ho capito, allora, colpi per pistola. Facciamo attenzione. Una siringa. Quattro colpi per fucile a pompa. Ci dobbiamo preparare, ragazzi, perché qua si preannuncia dura, dura, dura. Poi come avete detto voi, proprio per incoraggiarmi, proprio andare avanti. Signor Squiddy, lo chiamerò Squiddy, lo chiamerò Squiddy, Squiddy, Squiddy. Come quelli SpongeBob. Ma perché queste casse non posso spaccarle? Vabbè, fa niente, guarda, mi prendo i miei due fiammiferi. E andrò proprio incontro a Squiddy. È quello che vogliamo, vero? Oddio. Prendi fuoco. Prepariamoci. Fucile, ricarica, ricarica. Perché è una pessima sensazione, ragazzi. Oh, Gesù, benedetto. Davvero volete che io passi in mezzo a sta cosa? Che schifo, che schifo, che schifo. Oddio, che senso, oddio, che senso. Signor Squiddy, mi ha salvato la partita? Vuol dire che sto per incontrarla? Vuol dire questo? Non lo so. Eccolo là, vedi? Quanti belli incontri che si fanno nelle fogne. Meravigliosi, guarda. Ah, non attazzardare. Non attazzardare a venirmi vicino. Oh, prendi quello che si può prendere. E ragazzi, qua qualcosa non va. Gli posso dare fuoco da appeso? Ecco, come non detto. Sì, amico. Oh merda. Oh merda. Ah, la concia è torbana, Seb. Spara. Minchia, sono resistenti sti pezzi da merda. Alla testa. Anzi, una delle due. Va bene, una delle due.
Ma sei morto? Non è morto? Oh, il pet... Ah, ok, è morto. Minchia, che panico, che ansia, Seb, sei lento come una lumaca! Vabbè, che volete che faccia io con tutti sti cosi qua? Ok, devo togliere la corrente in qualche modo, questo mi pare più che ovvio. Ah, cos'è sto rumore? Questo mi pare più che ovvio, ragazzi. Perché lì c'è una valle. E vabbè. Oh, porca. Oh, porca. No, 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 no. Corri, 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 corri. Perché, ragazzi? Qua c'è una valvola. C'è una valvola da aprire, insomma, eh. È là che passeggia tra. Non mancavo. Cioè, ma che seriamente. Oh, porca miseria. Continuo a confondere il tasto per accucciarmi con quello per fare lo scatto. Grazie, se muori mi fai un grandissimo favore. Ok, grazie per aver partecipato a questo gameplay. Va bene, allora, qua sotto c'è la soluzione ai nostri problemi, suppongo. Abbiamo 10 colpi per pistola, un po' di mocciolo e 4 colpi per fucile, che sempre ci fanno comodissimo. Ok, abbiamo preso l'altro fusibile, ragazzi, ovviamente abbiamo tolto la corrente. Bene! Lasciamo che questa melma schifosa cresca come se non ci fosse un domani! Ah, e vattene a quel paese! Tu e i tuoi denti cariati, perché non vuoi fare al dentista? Alla testa la concia di tua romana, Seb! Non mi ha rilasciato manco niente, ho sprecato... Ragazzi! Dovete lasciarmi in pace però, eh! Mazza, è bello che sei. Non è morto. E non è morto! Porca miseria. Quanti colpi che sto a usare, ragazzi, è impressionante. Allora, fatto sta che la valvola che mi serve è ancora più indietro. Non sbaglio, vero? No, infatti è qua. Ah, ecco però. Ecco qua. Cioè, ah! Il nostro amico qua. Odio, ragazzi, le cose che mi corrono addosso. È proprio una cosa, una fobia, secondo me. Possiamo chiamarla un po' una fobia. Le cose che mi inseguono, le cose che mi vengono addosso rapidamente, mi fanno una paura impressionante. Muoviti, Seb, per l'amore del cielo. Oh. Oddio, cos'è? Ah! A che mi è servita la valvola? Ah! Via, via! Porca vacca miseria, corri! Oh! Lasciatemi in pace, vi prego! Ok, ma salta. Eccolo qua! Eccolo qua, Squiddy! Squiddy! Bello! Sei bellissimo! Alla bocca! Ah! Lasciami, lasciami! Alla testa! Sei proprio ritratto di Squiddy! Sono finito in una specie di nido. Che gioia, Seb, vero? Siamo felicissimi, Seb! Non vedevamo l'ora, Seb! Che cosa orrenda e orripilante. Possiamo entrare qua? No. Ho finito i colpi per fucile di nuovo. Di nuovo. E sto per finire. Tra un po' mi finisco i colpi per pistola. Squiddy! Non era mia intenzione. Ecco. Non era mia intenzione entrare nella tua casa così, senza chiedere permesso, ma capisci? Mi ci hanno catapultato qua dentro. Allora, ragazzi, mi stanno a rifornire di colpi per armi a manetta, eh. Non so se ce ne siamo accorti. Ricarica, c'è il punto di salvataggio. Questo ci dice tutto, ragazzi. Ah, è qua, minchia, non l'avevo vista mica la porta. Tizia Joy! Tizia Joy, mi aiuti lei, signorina, la prego! Non c'è il diario? Ah, aspetta, c'è questo però. Frammento mappa, ah, ok. No, ragazzi, sembra non esserci il diario. Tizia Joy! Sei qui, Tizia Joy? Ci sei? Tizia Joy! Ma dove me l'hanno messa, Tizia Joy? Oh, non posso vivere senza Tizia Joy! Noi abbiamo raccolto una chiave, ragazzi. Aprirò questa. Speriamo in bene.
colpi per Magnum. Per la Magnum, anzi. Ma benissimo. Il punto è che Tizia Joy non c'è, ragazzi. Che fine le hanno fatto fare? Non lo so. Salvami la partita, Seb. Ah, non sarà più la stessa cosa senza Tizia Joy. Arrivederci. Ok, ragazzi. Adesso che siamo tornati proprio con la voglia in corpo in questo posto da incubo, vediamo dove questo cammino ci porterà. In un posto che non mi piacerà per me. Ok. Non è mai un buon segno quando ti salva la partita. Che cosa gli devo fare a sto coso? Gli devo fare qualcosa a sto coso. Questo affare sembra essere già attivo, ragazzi. E qua forse... funziona. Ci dobbiamo mettere i fusibili. Ok, e lo mettiamo qua. Ce ne manca uno, ragazzi. Ce ne manca uno. Cazzo, cosa sono? Un elettricista? Me sa de no, effettivamente. Però sto coso ha smesso di funzionare quando gli abbiamo messo i... Qua abbiamo il terzo fusibile. Opa. Già ci abbiamo l'ultimo fusibile, signore e signori. Attenzione. Lo mettiamo qua. Tac. Dovrebbe andare bene adesso. Elettricista provetto. Ma sto cavolo, elettricista provetto. Che gli devo fare a sto coso? Ok. Proviamo a farlo ripartire. Ah! La concia de tu madre, Squiddy. La concia de tu hermana. Non l'ha presa bene. Aia. Mazza se fa schifo. Mazza se fa schifo. Oddio, è viscido e strisciante. Facciamo attenzione. Prendi il fucile, Seb. Stai pronto, Seb? Porca vacca miseria. Di nuovo, forza, ammazza e schifo. Ricarica. Muoviti. Che cavolo. Porca miseria. Attenzione. L'ultimo colpo. Mi viene addosso, aiuto. Ma sei per schifo, sei bruttissimo. Squiddy, gli squiddy di SpongeBob, te manca il naso soltanto in pratica, La gentilezza non te manca. È andato su. Oh merda, può uscire da qualsiasi parte, signori. Facciamo attenzione. Questi nemici sono subdoli, ragazzi. Sono subdoli e schifosi. Dove sei, vigliacco? Fatti avanti, se hai coraggio. Cos'è? Sei figli eletti, che schifo. Luridi esseri, direi di usare la siringa, ragazzi. Non si può mai sapere in questi casi. No, non so se devo fare qualcosa. Oh, per la miseria. Ecco qua. Te pareva. Squiddy, la concia è tua madre. Molla, sai che non si gioca col cibo. Seb, prendi tante di quelle mazzate, figlio mio. Che mi dispiace nell'anima, ti dirò la verità. Ti dirò la sincera verità. Ok, devo capire dov'è, da dove cade la bava schifosa e lurida. Dove sei? Ah! T'ho visto? 1-3 stella, non hai capito il senso del gioco, mi sa. Ah! Porca vacca! Pure l'acido, l'alito fetido no, L'alito fetido no! Minchia, ci mancavano i figlioletti schifosi e luridi. Oh! Squiddy, la concita è tua ermumana, vieni qua. Ah! Vieni qua, ma piano però! Piano! Oh! Ricarica, Seb. Squiddy! Ah! Alitata fetida! Squiddy usa alito! È super efficace! E balla! Oh! No, senza fucile, ragazzi, a pompa è difficile. Donna, quante te ne voglio da... È morto? Viaggio nell'oblio.
Che cosa stanno facendo i tuoi globuli rossi, Squiddy? Non so, fatto sta che io voglio prendere il tuo... Ecco, il tuo mocciolo. Mazza! Oh, quanto mocciolo! Va bene. Adesso immagino che possiamo arrampicarci. Perfetto. E mi ha salvato anche la partita. Perfetto. Adesso direi che possiamo attivarlo questo, vero? Senza problemi aggiuntivi, vero? Ok. Perfetto. Adesso dovrebbe essere tutto in funzione. D'accordo. Allora, direi di mettere la Magnum, ragazzi, al posto del fucile a pompa, visto che per adesso per fucile a pompa non abbiamo più colpi. Però qua, allora qua c'è una leva da tirare. Non so se questo è un ascensore, forse. Forse sì, per cui meno male sono venuta di qua, ragazzi, perché guardate quanto ben di Dio c'è. Ok, ho appena detto che non avevamo più colpi per fucile a pompa, ovviamente me ne hanno dati 4. Prendi tutto, Seb, non lasciarti niente indietro, perché sennò poi te do il resto, ecco. Altro che tentacoli e sbavocchiate. Qua che altro c'è? Ah, niente, qua. Ah, mizzical, potevo andarci prima di togliere il fusibile. Vabbè. Niente, è andata, ragazzi, è andata così. È così che va la vita. Direi di utilizzare sto benedetto ascensore, allora. Addio! Squiddy, è stato un piacere combattere con te. Che roba, che roba. No, questo gioco non finisce mai di stupire. Mai di stupire. Davvero. Mi avevo pure incontrato Squiddy e SpongeBob. Ragazzi, mi sono scordato di farmi fare un autografo. Allora. Ah, eravamo nella metropolitana comunque, non proprio nelle fogne. Ok, prendi questo e questo. E dopodiché, oh mio Dio, cos'è quest'aria pazzesca? C'è aria di tempesta, signore e signori. Siamo fuori! Ah, finalmente siamo al treno! Al treno super traballante che proprio ti fa venire voglia di andare dall'altra parte! Sicuro! Oh, porca miseria, niente incontri strani, eh! Che non sono pronta psicologicamente, qua ho dovuto avere a che fare con dei tentacoli viscidi e un alito assolutamente feste... Tu che, oh! Ma con chi stai a giocare? Tu che? Tu piuttosto, tu! Caro il mio... You will? Tu che cosa? Che farò io adesso? Mi stai per dire che sto per morire, eh? Questo mi stai per dire? Stai cercando di farmi cagare addosso? Ah, soffrirò, quindi non è che minaccia le morte, minaccia di sofferenza. Va bene, io ci passo sopra. Ma perché? Ma che? Ma se posso sapere che t'ho fatto? Corri, corri, Seb, per l'amore del cielo, Seb! E dai, è di nuovo. D'accordo, siamo di nuovo, certo, nell'ospedale. Ok, finalmente ero riuscita ad attraversare il treno in decadenza. Hai pubblicato ancora il mio lavoro a tuo nome. Pensavi non l'avrei scoperto. Io ti ho fatto un favore. Non hai le credenziali. Non ti pubblicherebbero mai su una rivista seria. Nessuno al mondo sa della tua esistenza. Oh, ma lo sapranno. Ti ho superato in modi che nemmeno immagini. Che importa? Ho ciò che mi serve. Manca solo la procedura. Giusto. Per questo siamo qui. Siamo. Come osi? Non puoi farcela senza di me. Esattamente. Il dottore era un po' uno stronzo, ma sai, questo Rubik te lo posso riconoscere, però non me tortura a me, per che favore. Che proprio ti ha perso di te. Porca miseria, ladra.
Porca vacca, oh porca, non di nuovo. Ah! E di nuovo, che a questi gli devo staccare il... No, sto sprecando la magnum. Ah, molla! Gli devo staccare i cavi a questi, vero? Mi ricordo bene, mi ricordo benissimo. Come si faceva? Ah, sì, premendo questo, ok. Perfetto, uno è andato. Ah, ragazzi, non sono nemmeno ad abbracci. Oggi non è la giornata degli abbracci, scusate, Cadi la concia di tua madre. Oh! La telecamera è impazzita. Oh! E su, via. Ma vi picchio. Oh, ok, tira. Perfetto, e non so se ne mancano uno o due, ragazzi. Oh! Sta crollando tutto. Cadi la concia di tua madre. Su! Oh, è resistente sto stronzo! Ma serio questa D? Porca miseria, dai! Quanti ne mancano? Ok. Squiddy, com'è bello proprio. Ok ragazzi, mi avevate detto che i capitoli sono 15, per cui direi di incominciare l'ultimo definitivo capitolo finalmente, da un lato, la prossima volta. Il 15° capitolo appunto si intitola Il male dentro, cioè sarebbe a dire The Evil Within. Per cui wow. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E obdosha a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.